soluzione, cerchiamo di farlo con amicizia. Allora, quindi, però, quello che mi interessava da radicale è dire che qui stiamo continuando a lottare contro gli esiti, tra virgolette, delle elezioni, tra virgolette, dove non c'è democrazia, che cazzo di elezioni ci sono? E qui c'è partitocrazia e quindi le elezioni. Mi dispiace che pure Beppe è stato un po' deluso, si è preso il Malox, ma era meglio non farsi illusione, perché la realtà è quella che è. Allora, però cerchiamo di capire quello che è. Vedete, il nostro Presidente del Consiglio e leader democratico è il prodotto, ma guardate, chiarissimo, di 60 anni di antidemocrazia. Perché chiarissimo? Lui è puntualmente, in modo preciso, contro tutto quello che la democrazia, l'antifascismo, l'antitotalitarismo oggi in Europa e altrove cercano di proporre come scelta per il nostro tempo. E lui è contro quelle inutili battaglie sui diritti umani, sulle carceri, sul diritto, sui processi, sulla giustizia. Lui di queste cose lo dice esplicitamente, non si occupa. E se ne occupa, e se ne occupa come? Il Presidente della Repubblica, la giurisdizione europea ci condanna, lui è esplicitamente con le cose per le quali la democrazia oggi ci condanna. Tutto qua, e lo è naturalmente, con scioltezza, è stato allevato per questo. Lui è stato allevato dalla partitocrazia, da quel modo di vedere le cose pubbliche, pubbliche si fa per dire, private del vero pubblico. E quindi diciamo semplicemente, lui non sa quello che rappresenta, non sa quello che cerca. Davvero lui rappresenta 70 anni almeno di violazioni della Costituzione, di violazioni del diritto, e appartiene a quella classe dirigente che in questo momento sta un po' in crisi, perché cominciano ad arrestarsi fra di loro a Venezia, dappertutto e via dicendo. Perché? Ma perché noi lo dicevamo da decenni, la partitocrazia è non moralmente, tecnicamente associazione per delinquere, tecnicamente, e oggi non possono quindi che fra di loro cercare di distinguersi, essendo quelli che arrestano invece di quelli che sono arrestati. Non c'è altro. Quando questo Presidente del Consiglio non, magari riesce a occuparsi dei due marò, magari, ma di tutta la gente che muore assassinata da questi punti di vista, con incriminazioni, lui sta da quella parte. Non fa una sola battaglia di quel tipo, che la promuova il Presidente della Repubblica, che la promuova la CEDO, che la promuova le giurisdizioni internazionali. Lui non ha un'oncia di dubbio, sono stronzate. Lui si occupa di cose serie. Lui si occupa, come si chiama quella cosa, la legge elettorale? Lui si occupa di quella, della riforma del Senato. Lui non ha il dubbio che da decenni sulle riforme democratiche c'è stata tutta una cultura che si è nel mondo, non solo in Italia, formata e portata avanti. E oggi si trova qui, carceri, no, bisogna sia
dobbiamo mettere in galera i delinquenti. Non dobbiamo. C'è gente che muore, suicida, come cominciamo dai politici. Tu sciacquati la bocca quando parli di politico, hai capito? Stronzo! Perché c'è politico e politico. Sempre educato. Hai capito? No, io non sono educato. Io sono. Allora tutti questi indagati che sono? Sono i vostri politici. No. I vostri politici. E voi chi siete? Noi siamo quelli che da 50 anni hanno fatto vincere a questo paese le rare vittorie civili che sono riconosciute da tutta Europa e da tutto il mondo. Ciao Marco! Prendetevi le vostre malattie, non ci lasciate solo le malattie vi dovete prendere, non solo i soldi e le mazzette, guarda, vi dovete prendere i nostri tumori, dovete morire anche voi! Tu mi fai pensare a un personaggio maschile che dalle parti nostre si chiama Fracasso da Velletri. È quello che sa tutto, di tutto. Tu vieni a spiegare a me, a noi, le malattie. Vieni sì, ma non ve ne rendete proprio conto. Non ve ne rendete proprio conto che qua trivellate, fate distruggere il territorio, noi portate vengono inquinamento e malattie e ve ne andate. Tumori. Ma ci sono solo quello lasciate a noi, non i soldi, guarda, non le royalties, le malattie. Tu dici, le hai appresi da Maurizio Bolognetti. Se no non ne sapevi un cazzo tu per prima. E nemmeno tu sai dove lo prendo io le notizie. Io vengo, non puoi dire a me. Io vengo a farmi arrestare qui da 50 anni a Muro Lucano e dappertutto, da tutte le parti. Le posso regalare un fischietto? La ringrazio, per il momento non ho da fischiare gli altri. Fischieremo noi. O semplicemente, se volete, fischiate voi. Perché tanto l'unica cosa che vi rimane sono le malattie. Ma guarda, ma tu sei proprio un po' malata, bimba, stai attento. Meno male che siete sani voi. Meno male. Ma se non offendo un cittadino che vuole esprimere la sua opinione. State quella si vede tutti i giorni in televisione, dappertutto. Ma tu sei un pagliaccio, noi siamo abbiamo, tutti stai buono. Sentite, avete sentito quest'altro genio? Uno che dice, voi state tutti i giorni in televisione. Sei un povero coglione. Noi siamo in televisione, sei un povero coglione, perché tu scambi, dillo che sta sempre in televisione. Fate parlare i cittadini, certo, vi riempite la bocca con la democrazia, ma non ne lasciate per niente. In televisione e poi dite che noi stiamo sempre in televisione. Cosa vuoi, bimbo? Mi pare che no, qualche altra parolaccia, qualche altro offesa, coglione, va bene, sono continuamente a dei cittadini. Ah, perché a voi vuoi le parolacce? No, no, siete voi che avete detto parolacce fino adesso. Sì, ma dipende, ma parlano male, io dipende dai cittadini. Quali cittadini? No, non siamo cittadini. Io discuto con chi parla e quello sarà cittadino o non sarà cittadino. Se dice cose intelligenti, anche sulle quali non sono d'accordo, se dice stronzate, dico che dice stronzate. Lei sta qui perché da 30 anni, 40, persone come Maurizio Bolognetti raccontano a voi la vostra regione, la raccontano attraverso inchieste, libri che resteranno, che sono tradotti per parlare della vostra regione e di lei, della sua vita. Ecco perché sono qui, perché il mio posto c'ero anche quando a Muro Lucano, uno dei grossi boss indigeni che avevo accusato di corruzione, mi faceva in piazza spaccare la faccia con l'aiuto di qualche carabiniere della stazione dei carabinieri di Muro Lucano, nei quali ammazzavano un po' di gente. Ecco come mai lei mi trova qui. Dove sono abituato a combattere da
sempre. Non le risulta che le sue battaglie, magari femministe, magari di classe, ho detto magari per la parità di generi, eccetera. Queste cose, chi è che le ha combattute da 50 anni, non solo a vita, ma le risulta? Bene. E allora... Perché sta litigando invece con... Non è bene. Io non sto litigando, sto dicendo, da e anche per Radio Radicale, perché siamo contro questo Presidente del Consiglio, leader pari democratico, che è dalla parte di tutti i crimini che in questo momento la giustizia internazionale condanna. E quindi sono qui ancora per cercare di dare una mano, perché uno abbia chiaro l'assieme, non solo i dettagli. E d'altra parte si informi magari col suo bisnonno.